Zusammen, ben ritrovati amici della lingua tedesca, ben ritrovati qui su Ad Maiora con me. Io sono sempre Sara Albanese e sono molto felice di avervi ancora qui con me per un video di tedesco. In realtà un video breve, una piccola spiegazione express su una domanda che mi viene fatta frequentemente, soprattutto un errore che vedo fatto frequentemente, ma non è in realtà colpa di chi studia, degli italiani che studiano tedesco, è in realtà colpa di un fraintendimento nella traduzione. Infatti tante volte noi abbiamo un vocabolo singolo in italiano, in questo caso un verbo, che viene tradotto in modi diversi in una lingua straniera e viceversa, naturalmente. È questo il caso del verbo domandare. Il verbo domandare, che naturalmente ha svariate traduzioni in tedesco, in modo particolare viene tradotto in questi due modi, con il verbo fragen e con il verbo bitten. Sono due verbi. Entrambi troviamo tradotti sul vocabolario come chiedere, domandare, come volete voi, ma hanno in realtà due strutture grammaticali, ma anche due significati completamente diversi tra loro. Andiamo a vedere la differenza. Allora, anzitutto, possiamo dire, parliamo prima del significato, poi andiamo a vedere la natura, diciamo, grammaticale. Il significato dei due è: in tutti e due i casi chiedere. Nel primo caso, quindi nel caso di fragen, chiedere per sapere qualcosa, quindi chiedo un'informazione, cioè non chiedo per avere indietro niente di concreto, ok? Ma chiedo per sapere qualcosa, quindi per avere un'informazione, una delucidazione o quant'altro. Nel secondo caso, bitten, da cui poi anche il bitte, ok? Noi diciamo così frequentemente, significa chiedere per avere, per ricevere qualcosa di fisico, comunque di reale, magari non proprio di fisico perché può essere anche figurato, però insomma ricevere qualcosa in cambio, ok? Quindi uno è chiedere per sapere, l'altro è chiedere per avere, chiedere per ricevere qualcosa. Ed è in realtà molto diverso, perché domandare un'informazione è un discorso, domandarti di darmi qualcosa è un altro discorso. Inoltre sono molto diversi, e poi vediamo che gli esempi che li distinguono, per natura prettamente grammaticale. Allora, fragen è uno dei primi verbi che studiamo perché è un verbo debole, quindi viene spesso utilizzato quando facciamo le coniugazioni semplicissimi dei verbi regolari per i principianti, quindi verbo debole assolutamente regolare, però occhio anche in questo caso alla struttura. Fragen, quindi domandare, jemanden, occhio alla N che c'è qui, nach, più il dativo. Cosa significa questa cosa? Significa domandare. Letteralmente in italiano sarebbe a qualcuno qualcosa. In tedesco abbiamo l'accusativo della persona a cui domandiamo, per questo scriviamo jemanden. Jemand significa qualcuno, jemanden è l'accusativo di jemand, quindi di qualcuno. Quindi per questo jot, ok, la mmden è l'abbreviazione di jemanden. Questa è una cosa che ci deve fare un sacco riflettere, perché ci causa un sacco di errori. Noi in italiano chiediamo a qualcuno, complemento di termine, e quindi siamo portati in tedesco a utilizzare un dativo, d'accordo? E quindi ad utilizzare uno jemandem. In realtà no, in tedesco si chiede qualcuno. Ok, non si chiede a qualcuno, quindi attenzione già qua, il primo triangolo di pericolo, d'accordo? Il primo possibile errore, chiedo qualcuno, chiedo na col dativo della cosa che sto chiedendo. Facciamo un esempio, ich frage, domando, chiedo, dich, accusativo, non dir, dativo, ma dich, nach dem Weg. Ok, ti chiedo la strada. Ovviamente non ti chiedo per avere la strada in regalo, ok? O perché voglio acquistare la strada. Ti chiedo un'informazione per conoscere che strada devo prendere. D'accordo? Quindi è un chiedere per sapere, non è un chiedere per avere, logicamente. Ed è frage, naturalmente, dich, oppure ich frage in, se fosse una terza persona, ich frage den Mann, ich frage die Frau, ich frage das Mädchen, eccetera. Nach, con il dativo della cosa che chiedo, nach dem Weg, in questo caso.
Viceversa, bitten, come dicevo, è chiedere per avere qualcosa in cambio. Qualcosa cosa? Beh, possiamo avere, non so, chiedere un preventivo, possiamo chiedere un catalogo, come ho fatto l'esempio qua, possiamo chiedere un favore, ok? Ci sono tantissime cose che possiamo chiedere per avere, no? E si tratta di un verbo forte. Cosa significa un verbo forte? Che chiaramente è irregolare, quindi bitten è l'infinito, bat preteritum, gebeten il perfect, il participio 2 che andrà a formare il perfect, ok? Quindi beten, bat, gebeten. È abbastanza irregolare in effetti. Allora, anche in questo caso bitten chiede lo jemanden, quindi chiede l'accusativo della persona a cui chiedo, quindi anche in questo caso, se ce lo ricordiamo, ce lo ricordiamo per entrambi, ok? E non sbagliamo più, quindi ricordiamoci di fare qualcosa di diverso dall'italiano, ma uguale nei due casi, nelle due situazioni tedesche, quindi accusativo della persona a cui chiedo, cambia la preposizione e conseguentemente anche il caso, e l'accusativo della cosa che chiedo. Esempio anche in questo caso, ich bitte Sie, perché ho scritto bitte Sie in questo caso e non ho scritto ich bitte dich? Perché il verbo bitten, che usiamo in tutte le situazioni, anche in situazioni informali, però chiaramente è molto utilizzato nelle situazioni formali, è molto utilizzato nelle email di lavoro, in tutte queste cose, perché chiaramente chiedo gentilmente a qualcuno di darmi, di offrirmi qualcosa. E quindi chiaramente in questo caso darò del lei, no? Quindi utilizzerò la forma di cortesia, quindi il sì. Non è sbagliato usarlo con il tu, non è sbagliato usarlo in circostanze informali. Dico solo che chiaramente è una forma che troviamo tanto in ambienti più formali, più ufficiali. Pardon, stavo tirando giù la lampada. Allora, quindi ich bitte Sie, ok? Quindi la preposizione den Katalog, per esempio. L'accusativo della cosa che chiedo dopo l'um. L'um ci regge l'accusativo in questo caso, quindi ich bitte Sie den Katalog. Ich bitte Sie den Kostenvoranschlag, il preventivo, eccetera, eccetera, eccetera. Possiamo chiaramente usare qualsiasi cosa, ma la struttura resta sempre la stessa. Quindi fragen, chiedere per sapere, accusativo della persona a cui chiedo, nach è dativo della cosa che chiedo, di sapere. Bitten, ok, sempre accusativo della persona a cui chiedo, però è accusativo della persona, scusatemi, della cosa che sto chiedendo. Chiedo per avere un qualcosa, il verbo è irregolare ed è bitten, bat, gebeten. Occhio a questa cosa qui che ho messo, il fatto che ci siano dei verbi che non c'entrano assolutamente nulla con il domandare, ma che sono molto simili a bitten e che possono indurre un errore, non tanto per una somiglianza di significato in questo caso, ma proprio per una somiglianza reale, un'assonanza, una somiglianza nell'ortografia. Allora, uno di questi verbi è beten. Beten significa pregare ed è un verbo assolutamente regolare, d'accordo? Quindi il suo preterito sarà betet, ich betete, ok? Pregai o pregavo, ich habe gebetet, il perfect in questo caso, e non c'entra niente, d'accordo? Quindi il fatto che il bitte, attenzione, voglia dire prego, a volte induce induce in errore, d'accordo? Perché il prego ricorda pregare e quindi induce a questo verbo qua, beten, anziché questo verbo qua che è bitten. Occhio, perché sono due cose completamente distinte, non c'entrano proprio niente una con l'altra. Bitten è una cosa, beten è un'altra. Poi c'è un altro verbo che diciamo può assomigliare ed è beaten, scritto bieten per capirci, un po' diverso nell'ortografia, ma molto simile nella pronuncia. Qual è la differenza? Che qui la i in beaten è breve, invece qui abbiamo il dittongo ie, bieten, no? Quindi beaten la pronuncia, e quindi la I è più lunga e la T invece non è doppia, per cui è più, diciamo, è meno forte, quindi bitten, beaten, questa è la differenza nella pronuncia, bitten, bot, geboten. Forse noi questa forma qua la conosciamo tanto, siccome significa offrire, nell'angebot, no? L'offerta, mamma mia, quante volte la troviamo, la scriviamo, la impariamo fin da principianti. Qui l'angebot viene proprio dal verbo bieten, bot, geboten, naturalmente, che non c'entra assolutamente niente con bitten, bat, gebeten. Vuol dire proprio un'altra cosa, vuol dire offrire, qui offro
qui chiedo, quindi sono due cose completamente diverse. Come sempre vi lascio un attimo alla lavagna se volete screenshottare, se volete prendere appunti, e io spero di aver fatto chiarezza riguardo a questi, sostanzialmente questi due verbi, perché poi sono loro, gli altri diciamo sono proprio per disambiguazione, e in realtà sono dei verbi molto molto frequenti, molto molto utili, quindi io penso che li troviate davvero 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 tanto, quindi credo che questa cosa, se non lo sapevate già, possa assolutamente salvarvi dal fare un sacco di errori. Grazie davvero per avermi seguito, ci vediamo prestissimo di nuovo sempre qui su Ad Maiora, anche con i live stream. Ricordatevi che quest'anno istituiremo questi live, anzi stiamo già istituendo questi live stream come appuntamento fisso, sia come appuntamento per fare esercizi insieme, sia di informazione, sia di inglese che di tedesco. Grazie per seguire il canale, grazie a tutti quelli di voi, veramente veramente grazie, grazie, grazie dal profondo del cuore per le vostre per i vostri contributi, come li chiamo io, alla vita di questo canale, a questa attività che altrimenti così gratuitamente non potrebbe reggersi. Quindi grazie a tutti quelli di voi che mi chiedono, io rispondo sempre la modalità più semplice per lasciare un contributo al canale è quella di utilizzare PayPal. Nella home page del canale trovate proprio il tasto con tanto di freccine, ma comunque si può tranquillamente donare tramite PayPal. L'indirizzo chiaramente è lo stesso indirizzo che usate sempre per scrivermi mail, che è admaioratutor, ok, @gmail.com. Quindi io vi ringrazio tantissimo per tutto questo, vi ringrazio tantissimo per essere qui con me e ci rivediamo presto con altre curiosità di tedesco, inglese, letteratura e quant'altro. Come sempre, buono studio e bis bald!